ragazzi, ed eccoci qua, ritornati con un'altra esplosione. Oggi niente esplosioni, signori. No, Jerry, no. Sta di fatto che, signori, oggi siamo qui, come immagino abbiate capito anche dal titolo, a vedere la top 10 dei gol più assurdi sbagliati sotto porta. Questa reaction è arrivata grazie al vostro consiglio, quindi mi raccomando, nei commenti, come sempre, scrivetemi quali nuove compilation volete che io guardi. E mi raccomando, signori, come sempre, fatemi vedere che ci siete, perché voi, è incredibile, vi piace un botto quando faccio queste reaction. Quindi anche oggi, ragazzi, mi raccomando, come l'ultima volta abbiamo spaccato tutto, proviamo a superare i 20.000 likes. E quindi, signori, cuffie, eccoci qua. Ok, signori, andiamo e partiamo. Numero 10, colpiscimi. 14 anni fa, Frederik Ljungberg. Eccolo. Cioè, ma che lavoro aveva fatto? Aveva fatto un lavoro incredibile, il compagno di squadra. E pollice, man, Frederik Ljungberg fa questo errore. Penso diventerà una prova a non ridere, questa. Numero 9, vediamo un po'. Prova a non farmi ridere. Yakubu Yaegbani. Pure i commentatori. Ah! Ecco, questa è la faccia che avrà per il resto della carriera, probabilmente. Non lo so, non lo so. Anche con la terza gamba l'avrebbe messa dentro questa. Ha preso la bottiglietta, voleva prendere quella, raga. Mettiamola così. Numero 8. Vediamo un po' cosa hai per me. Torres. Fernando Torres nel 2011. Questa me la ricordo. Poi contro il Manchester, raga. Cioè, Chelsea-Manchester che si stanno troppo sul culo, no? Cosa sbaglia? Si è beccato più bu questa volta qui che in tutta la carriera, probabilmente. Comunque siamo solo alla 7, raga. Siamo solo alla 7 e c'è già del visibilio, vero Jerry? Del visibilio, perché abbiamo Forlan dal 2003. Questo è contro la Juve, raga. Questo è contro la Juve del 2003. Jerry, vieni qui. Sì, era la Juve. Quello è Chimenti. Oh mio Dio, Chimenti, il portiere. Ha fatto... No, senti Forlan, non la voglio. Te la lascio. Fai gol. Cioè, guardate Chimenti. Guardate Chimenti. Infatti, senti pure il commentatore. Chimenti, missus. Oh mio Dio. Numero 6. Cos'hai per me? Neymario. Neymario. Ha preso la traversa. Gli è pure tornata. Questa me la ricordo, raga. Questa me la ricordo. Ma... E poi dal bacetto al palo. Voleva solo un abbraccio, in verità, Neymar. Male che se la ride. Vabbè, poi quando vedi dei fenomeni, insomma, che fanno ste cose, dici, sono umani anche loro, può succedere. Poi invece quando lo fa un altro giocatore, che pippa di merda. Che poi alla fine è anche vero. Numero 5, signori, siamo a metà. Siamo a metà. Marcos Junior, sempre in Brasile. Sempre in Brasile. Raga, ai brasiliani piace mancare i gol fatti. Beh, effettivamente, dal 2013 io poi Marcos Junior, io... Non credo di averlo più visto. Tu l'hai visto, Jerry, Marcos Junior? Perché io non l'ho più visto dopo questa roba qua. Penso che la folla l'abbia reclamato, ragazzi. Numero 4, signori. Ci avviciniamo al podio. Jerry, quasi podio. Ronaldo. Ronaldo. Oddio, i tempi del Manchester nel 2006. Quasi più brutta di quella di Neymar, perché almeno Neymar l'aveva preso lo specchio. Ha preso la traversa, però almeno ci stava più vicino. De sinistro pure. Ronny. Che poi a questa ci si potrebbe aggiungere tranquillamente quella che ha fatto quest'anno con la Juve. Perché anche quest'anno con la Juve, prima che si sbloccasse, prima che iniziasse a fare gol, l'ha fatto un dignitosissimo miss. Che poi un po' per scelta non ci ho messo Serie A in questa roba per evitare conflitti interni. Che poi nella stagione 2006-2007 arrivò secondo al pallone d'oro, raga. Lo vinse Kakà quell'anno, poi lui lo vinse l'anno dopo. Però non vorrei dire niente, ma forse questo gol... Qualcosa ha fatto, qualcosa, non lo so. No, Kakà quell'anno era troppo forte, raga. C'era niente da fare. Numero 3, signori, ufficialmente podio. Ronaldinho. Hanno sconosciuto. No, Ronaldinho, no. No. Dai, era solo un ragazzo. Vero, Jerry? E sono ragazzi, vero? Non lo dice Jerry, sono ragazzi, però. Sono ragazzi, vero, Jerry? Tu pure l'avresti sbagliata, vero? No. Diciamo che Ronaldinho poi ha avuto tempo per diventare un fenomeno. Questo sarà stato... Forse prima del 2000, raga, sta roba qua. Comunque, signori, numero 2. Šivončić. L'ha levata, era gol! Gran cross, sbagliatissimo, con la gamba storta quella. Era gol! L'ha tolto, sto uccidendo Jerry tutto questo. Jerry, cosa ha fatto? 10 anni sono passati, 10 anni. Secondo me se lo sta ancora a sognare quel gol che ha sbagliato. Il numero 1, signori. Fahad Khalfan. Eccolo. E what? Fintona al portiere che sviene. Falad, come? Bravo, quella è l'espressione. Al 90esimo poi in tutto questo, raga. Al 90esimo.
Perché di esterno? Perché hai dovuto fare quaresma quando sei Calfan? Manco una lettera ci avete in comune. Qatar Uzbekistan, 91esimo. Portiere che esplode e tu che fai? Non lo so, pure cioè manco lo script di FIFA è così potente. Neanche lo script è potente come Calfan, guardatelo. Aveva ucciso il portiere con una litata, non lo so. Va bene così, però abbiamo una menzione d'onore, ragazzi. Una menzione d'onore è arrivata fresca fresca di quest'anno, di qualche giornata fa. Eccolo qui, Choupo-Moting. Choupo-Moting! Choupo-Moting! Come? Come? Choupo! Come cazzo hai fatto? Io non so neanche perché il PSG se lo sia preso, raga, Choupo-Moting. Non ha senso tutto questo, non ce l'ha. Ma Dio ti benedica, Choupo. Dio ti benedica per questa cosa. Guarda il portiere che esulta. Ok, signori. Siamo arrivati al termine per questa top 10 diventata top 11 per la menzione d'onore che ci deve sempre essere. Ditemi voi. Quale gol mi sono dimenticato, quale gol non ho nominato, quale gol non ho fatto vedere, quale gol avreste voluto vedere. Anzi, non gol. I commenti sono sempre a vostra disposizione, quindi signori, suggeritemi un nuovo video. Quindi per oggi ragazzi, mi raccomando, fatemi vedere che ci siete, lasciate un like. E come già detto, per oggi è tutto. Quindi ragazzi, mi tolgo le cuffie. Come sempre, lasciate un like, lasciate un commento. Sonny mi saluta. Bello. Buona. 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 Sì! L'abbiamo ripresa. Eden, non so se l'assist gliel'ha fatto Thorgan, signori. Dopo la riguardiamo. Va bene. Oh, Bombo, no, Bombo. La vittoria. Buona. No. Supplementari. Guardate le statistiche, maledetti.